Poracci, il gioco da indovinare era Dragon's Dogma 2 in tutto il suo splendore. Bravi tutti con le risposte sbagliate. Alcune mi hanno piegato in due, ma direi di premiare chi è riuscito a sbagliare alla grandissima citando altri due titoli chiacchieratissimi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli con la tripla P. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, ma intanto vi ricordo che domani a partire dalle 18.30 sarò in live qua su YouTube per seguire insieme la Triple I Initiative, cioè che sarebbe praticamente il gran galà dei titoli indie. Potrebbe essere una serata ricca di sorprese, c'è addirittura chi spera in un nuovo reveal di Silksong. Per me questo non succederà, ma comunque secondo me è una serata da seguire perché potrebbero essere cose interessanti. Mi raccomando, non mancate. Nel frattempo, un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Io ho detto tutto, iniziamo! No, cioè, iniziamo! Partiamo come da tradizione con l'angolo della poracciata. Come già avevamo detto nella puntata precedente, questa settimana l'Epic Game Store offre due titoli di tutto rispetto, ovvero Outer Worlds e Thief. Questi a partire da giovedì saranno sostituiti da Ghost Runner, altro giocone ma che ormai viene regalato un po' ovunque. Nel mentre, molto in sordina, è partito su Nintendo eShop il Fusion Festival, una campagna sconti dedicata al genere dei Metroidvania. C'è parecchia roba interessante anche per noi europei, dal carinissimo Gato Robot fino ai complessi Salt and Sanctuary e il suo seguito. Blue Fire poi magari non è proprio un Metroidvania, ma merita tantissimo. Insomma, come al solito fatevi un giro su Deco Deals perché potreste trovare più di un'offerta di vostro gradimento. Invece per quanto riguarda il PS Plus, grazie a un leak delle liste trofei, possiamo sapere quali titoli classici verranno aggiunti al catalogo premium, un po' prima dell'annuncio ufficiale. Questi sarebbero la versione originale di Medieval e una riproposizione di Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Allora, Rebel Assault 2 non l'ho mai provato e sono curioso di scoprire di cosa si tratta. Però sono un po' perplesso per quanto riguarda Medieval. Cioè sì, per carità, si tratta di un giocone iconico e tutto il resto, ma sul Plus abbiamo già la versione per PSP, la Resurrection, e inoltre il remake del 2019, disponibile in retrocompatibilità anche su PS5, conteneva l'originale emulato. Non sarebbe meglio dare spazio ad altri nomi? Continuerò a ripeterlo all'infinito, Sony dovrebbe valorizzare molto di più il catalogo dei classici, visto soprattutto quanto viene a costare il premium. Non ci siamo. State aspettando con impazienza Star Wars Outlaws? Beh, a quanto pare è stato leakato uno story trailer che verrà pubblicato proprio in queste ore, anzi, molto probabilmente in fase di montaggio userò proprio questo video. Infatti, confermo. Alla fine del trailer viene svelata la data di uscita di questo open world targato Ubisoft, prevista per il 30 agosto, un periodo relativamente tranquillo in termini di pubblicazioni, almeno per ora. Se state aspettando il ritorno di Final Fantasy Tactics dai tempi del leak Nvidia, beh, ci sono buone notizie, più o meno. Il director della serie, Naoki Yoshida, ha dichiarato di essere un grande fan dello spin-off tattico e che tanti elementi del suo team hanno lavorato proprio su questo storico titolo. Cito testualmente: "Siamo fan del progetto e amiamo Tactics, probabilmente è giunto il momento di farne uno nuovo." Chissà però di che tempistiche si parla, nel mentre magari potrebbero tirare fuori dal cilindro la remaster del primo e anche dell'Advance in un'unica Tactics Collection. Non sarebbe male, no? E chiudiamo questa prima parte con un aggiornamento sui dati di vendita. Come si dice a Roma, Sony è finalmente riuscita a imbroccare un live service di successo e la cosa ironica è che non si tratta di una produzione AAA a grosso budget. Infatti, Helldivers 2 sta avendo un successo incredibile. Secondo i dati riportati da Bloomberg, il gioco avrebbe già superato le 8 milioni di copie vendute, imponendosi come uno dei giochi più venduti del 2024 in Nord America. Anche nel Regno Unito, Helldivers 2 sta spaccando di brutto. Pensate, complice anche il prezzo budget e l'uscita simultanea su PC, il gioco di Arrowhead sta vendendo di più di quanto aveva fatto lo scorso anno Spider-Man 2 durante i suoi primi mesi di pubblicazione. In questo caso però si parla di un budget di sviluppo molto più esiguo, di una campagna marketing praticamente inesistente e un sistema di gioco che incorpora al suo interno le microtransazioni. Insomma, Helldivers 2 è di sicuro un successo per Sony. Voi lo avreste mai detto? Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games.
Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle tristissime notizie del giorno, perché ieri è arrivata la fatidica chiusura dei servizi online di Nintendo 3DS e Wii U dopo circa 12 anni di onorato servizio. Domanda, ma adesso le possiamo considerare delle console da retro gaming? Si tratta di una chiusura che sancisce definitivamente la fine del supporto delle piattaforme, dei sistemi da cui Nintendo non trae più alcun tipo di guadagno. L'abbandono dell'online arriva infatti dopo l'altrettanto importante smantellamento degli eShop delle due console. D'ora in avanti sarà possibile utilizzare le funzionalità online di 3DS e Wii U solo per riscaricare contenuti precedentemente acquistati, almeno in via ufficiale. Infatti pretendo è la risposta più decisa della community di Homebrew, un progetto che ormai da diverso tempo si pone l'ambizioso obiettivo di offrire un'alternativa ai server ufficiali di Nintendo, permettendo di giocare online anche dopo la loro chiusura. Si tratta di una soluzione ormai nota a tanti utenti, l'unico problema di un'alternativa del genere è che ovviamente necessita l'utilizzo di una console moddata, almeno fino a questo momento. Infatti con un grandissimo colpo di scena appena scattata l'ora X della chiusura è stato pubblicato un post sul blog di Pretendo con un regalo di addio che renderà felicissimi gli utenti Wii U. È infatti stato condiviso un metodo, utilizzato fino ad ora solo internamente tra gli sviluppatori del servizio, che permette di collegarsi ai server Pretendo anche da una Wii U non modificata. Esatto, una console stock. E il processo tra l'altro è semplicissimo, basta cambiare alcuni parametri del DNS e il gioco è fatto. Ovviamente il team di Pretendo ha aspettato fino all'ultimo per rivelare questo metodo, nella speranza che ormai Nintendo non abbia alcun interesse ad aggiornare il firmware di Wii U per correggere questo bug. Quindi, se non avete voglia di modificare la vostra console, ma proprio non ce la fate a dire addio a Splatoon, Mario Kart 8, Smash 4 e compagnia bella, sbrigatevi prima che Nintendo decida di metterci una pezza. Wii U non molla, 3DS un pochino lo ha fatto. E prima di salutarci dobbiamo parlare di un'iniziativa targata Xbox, secondo me molto importante. Infatti possiamo criticare in tanti modi diversi e giustissimi l'operato di Phil Spencer e soci per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, ma c'è un ambito dove secondo me si sono sempre dimostrati un passo avanti rispetto alla concorrenza, almeno durante le ultime due generazioni di console. Mi riferisco alla retrocompatibilità e alla preservazione del medium. Il programma di retrocompatibilità estesa, nato ai tempi di Xbox One, ha contribuito a creare una percezione di continuità non affatto scontata tra diverse generazioni di hardware e dal mio punto di vista, senza uno sforzo del genere e non presentando la retrocompatibilità di serie X e S come un punto di forza delle nuove piattaforme, difficilmente avremmo mai visto Sony fare marcia indietro sull'affermazione We Believe in Generations. E sebbene il programma di retrocompatibilità sia stato chiuso ormai da qualche anno, la diffusione di una comunicazione interna al team di Xbox da parte di Sarah Bond conferma l'intenzione di Microsoft di mettere la preservazione della storia di Xbox come un punto focale su cui costruire le prossime generazioni, che sì rappresenteranno il più grande salto in avanti tecnologico mai visto fino ad ora, ma avranno sempre un occhio rivolto con rispetto verso il passato. È stato infatti formato un nuovo team il cui obiettivo sarà proprio quello di portare avanti questi punti per, cito testualmente, assicurarsi che l'attuale libreria Xbox sopravviva ai cambi di paradigma dei futuri hardware Xbox. E aggiunge, stiamo ampliando lo storico del nostro impegno nel garantire la retrocompatibilità ai nostri giocatori e rimaniamo determinati nel portare avanti l'incredibile libreria di giochi Xbox affinché possano essere giocati dalle generazioni future. Sarebbe bello, aggiungo io, se tutta l'industria seguisse questa impostazione di Microsoft, che per quanto virtuosa rimane estremamente limitata e settoriale. Però insomma è già un grandissimo punto di partenza. Per ogni store digitale che chiude dopo poco più di 10 anni, mentre i giocatori sono costretti a ricomprare più e più volte sempre gli stessi software, dall'altra parte c'è l'utopia di un ecosistema in grado di sopravvivere al tempo e alle generazioni.
Ma allora la domanda sorge spontanea: come si può conciliare questa visione del gaming con un passaggio all'only digital che arriverà probabilmente già a partire da fine 2024? Anche Xbox adotterà la strada ibrida del lettore ottico venduto a parte, proprio come fa Sony con la sua PlayStation Slim? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, bravi, e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto retrocompatite duro. Io sono il Poro Pre, Michele Tendo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Preservazione del medium. O medium? Non lo so. Lamentatevi nei commenti. Lamentatevi.